50 anni di diagnosi infermieristiche nel mondo, un traguardo celebrato alla Borsa Merci di Arezzo. Queste diagnosi danno autonomia alla professione, pertanto noi come ordini professionali in questo caso sono a rappresentare 30.000 infermieri in Toscana, perché sono rappresentanza di OPI Toscana, siamo qui a rimarcare ancora di più che per poter far diagnosi, per poter dare una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini c'è bisogno di tempo e l'articolo 4 del codice deontologico proprio parla di relazione di tempo e tempo di cura. E proprio le professioni infermieristiche dell'ASL Toscana Sud-Est sono state premiate a Boston. Festeggiamo qui ad Arezzo il 50° anno delle diagnosi infermieristiche NANDA International. C'è un gruppo di infermieri, un network italiano che fa parte di questa grande comunità internazionale degli infermieri che studia e applica le diagnosi infermieristiche. E la settimana scorsa a Boston c'è stata questa grande celebrazione, 3 giorni per celebrare la nascita delle diagnosi infermieristiche nel mondo, a cui abbiamo partecipato anche noi e abbiamo avuto l'onore di essere premiati con il primo premio per l'implementazione che gli infermieri fanno delle diagnosi infermieristiche e del modello organizzativo del primary nursing nelle degenze dell'area medica. Quindi grande orgoglio, grande gratitudine a tutti gli infermieri che si sono adoperati per raggiungere questo premio.